Radio Studio Blu presenta Pop Box con Giuseppe Spataro. Stare a casa, stare a casa ora è cosa, una cosa vantaggiosa, di buon senso. Non è allarme esagerato, non lo penso, neanche un po'. È un'urgenza, è premurosa. Si prende ciò che potrà contagiare due simili che in breve saranno quattro, e quattr'otto giusto poi, fino al disastro. Stando a casa, questo si potrà evitare. Non l'avresti detto mai, eppure è chiaro. Sta accadendo un'occorrenza inopinata e l'umanità è sorpresa e affannata. Nel progresso si sentiva al riparo ed invece eccoci qua, distrutti e arresi, vulnerabili, colpiti, smascherati, messi a parte quattro poveri indignati. Non pensiamo più ci sia malintesi. Stare a casa ora è cosa. Immaginate una scatola piena di colori, di libri, di strumenti musicali, di quadri e statue. Immaginate di aprirla e sentirne l'odore, l'essenza. Questa è la scatola di Pop Box. E buonasera a tutti quanti ascoltatori di Radio Studio Blu, ovviamente Pop Box come ogni venerdì dalle 21 alle 21.45. Oggi puntata veramente molto ricca qui con Giuseppe Spataro, sono le 21 e 3 minuti ragazzi. E allora quindi totalmente in live, totalmente in diretta. E dicevo puntata ricca perché intanto ovviamente andremo a parlare di arte digitale, qualcosa di molto interessante. Poi ovviamente parleremo di un libro che anche questo mi sta parecchio a cuore, poi insomma vi spiegherò, cercherò di recensirlo nel migliore dei modi. Si chiama L'amore graffia il mondo di Ugo Riccarelli e poi avremo un bravissimo regista qui intervistato a Pop Box, intervistato, insomma ci faremo una bella chiacchierata, come dico sempre io, una bella chiacchierata insieme a lui. Ovviamente parlo di Francesco Santoro, un talento ragazzi, un vero e proprio talento. Ma ovviamente su Pop Box non può mancare la musica, vi faccio ascoltare immediatamente un po' di rock folk con Esteban Campbell e il brano in questione è All I Want. I'm trying to find a way to make ourselves believe that time can stop our art. We're surrounded by the dark, the running brook that keeps us alive while the sun dies. Just want you to know I
up alone. But with you I'm feeling home. I'm shaking, oh I'm shaking. Cause you're all I want. I'm trying to find a way to count the shooting stars alone. Cold to my bones. Suddenly you're gone. And the broken sky drops tears from above, and I smile alone. I just want you to know I'm staying here with you. I'm staying here with you. I'm staying, oh I'm staying. I'm waking up alone. But with you, I'm feeling home. I'm shaking, oh, I'm shaking. Cause you're all I want. Yes, you're all I want. Yes, you're all I want. I'm staying here with you. I'm staying. Waking up alone, I'm shaking. I'm staying here with you. I'm staying here with you. I'm staying, oh I'm staying. I'm waking up alone, but with you I'm feeling home. I'm shaking, oh I'm shaking. Devo dire che ogni tanto un po' di folk, quello fatto bene, in questo caso quello di Estevan Campbell, ci sta alla grandissima. Questa era All I Want, ragazzi, fantastico davvero, anche la composizione del brano straordinaria. Allora iniziamo subito con la recensione, diciamo, del libro in questione che vi ho già anticipato, ovvero L'amore graffia il mondo, del 2012, di Ugo Riccarelli, casa editrice Mondadori. Praticamente è la storia di una ragazza che si chiama Signorina, appunto, data da suo padre che era capostazione, e gli dà questo nome ispirandosi al soprannome di una locomotiva che ha praticamente, secondo lui, una straordinaria eleganza. Incontra alla stazione un omino, da io chiamandola, quindi un ragazzo cinese, e con semplici gesti crea un piccolo vestitino per la sua bambola. L'omino, in questo caso questo uomo, questo ragazzo cinese, scompare, ma lascia un dono che lei scoprirà di possedere solo quando una sarta assisterà ad una delle sue creazioni, e non vi anticipo più nulla. È un romanzo, insomma, ben lungi, diciamo, dall'essere perfetto, anzi ha diciamo qualche incongruenza qui e lì, e qualche, diciamo, deriva sentimentale, però parte con una prosa molto molto delicata. Lo scrittore, una volta imbastita la trave iniziale, preme, diciamo, i tasti giusti, lasciando appunto di volta in volta impressi nel lettore appunto tutti i vari sentimenti, quindi gioie, dolori, immagini e anche nostalgia. Insomma, io ve lo consiglio assolutamente questo fantastico romanzo italiano, L'amore graffia il mondo. Tra l'altro, una cosa mi stavo scordando, è ambientato ovviamente agli inizi del nostro secolo, quindi agli inizi del 1900. Ci ascoltiamo altra musica, poi torniamo qui con qualche altra curiosità sul mondo dell'arte. Vi faccio ascoltare i miei carissimi amici degli Zutto, ovvero della mia carissima amica Irene, che tra l'altro saluto. Questo brano è Zodiaco. Giove in collisione, ti chiedo un favore, luminosa appare la costellazione Aries. Sono il Sagittario,
sei lo scorpione, punge il tuo veleno. Sono le parole tue, vorrei rispondere. Quanto sono bravi i nostri carissimi amici degli Zoo. Che voce ha Irene, ma che voce. Tra l'altro la Cosmonautica è un album davvero completo, molto maturo devo dire, anzi loro sono giovanissimi, ma nella sua totalità è un album veramente maturo, anche perché insomma alcuni brani come appunto Zodiaco, come la stessa Cosmonautica, Erotica Aerobica, insomma hanno raggiunto una certa maturità anche a livello compositivo e soprattutto negli arrangiamenti, quindi chapeau veramente ai nostri carissimi amici degli Zoot. Detto ciò, una piccola curiosità dal mondo dell'arte, parliamo di arte digitale. Che cosa voglio parlare? Allora, l'arte può essere terapeutica, infatti in Canada alcuni medici hanno consigliato ai pazienti affetti da malattie croniche o da forte stress e magari anche da depressione di recarsi al museo e di visitare le mostre d'arte. Il motivo di queste diciamo speciali descrizioni in che cosa sta? Sta nel fatto, appunto, come dice la dottoressa Ellen Boyer, che è vicepresidente dell'associazione MFDC, quando si guarda un'opera d'arte la nostra attenzione va sull'opera e si dimenticano le nostre sofferenze e ansie e ci si dedica alla contemplazione e alla riflessione. Questo va bene ovviamente per chi magari ha una malattia che gli permette comunque di poter camminare, di alzarsi e andare via con le sue gambe, ma per chi non lo può fare, bene, ci pensa Google Arts and Culture, è ovvero una piattaforma pensata e realizzata dal colosso appunto della Google per promuovere la digitalizzazione delle collezioni e delle mostre d'arte. Si chiamava originariamente Google Art Project, poi ovviamente